Prego, consigliere Abbate. Il voto del bilancio è un momento fondamentale, bilancio di previsione, perché deve appunto delineare quello che è il futuro, un bilancio di previsione che dovrà delineare le sorti di Taranto. Questo lo si può fare nel momento in cui c'è una maggioranza, nel momento in cui c'è un gruppo coeso, ma quando questo Consiglio Comunale politicamente si è trasformato nel mercato delle vacche, nella conta, consigliere in più, consigliere in meno, beh, io penso che i presupposti per la vita di questa amministrazione non esistano più. Lo dico in maniera molto, ma molto chiara. Il Consiglio Comunale, consigliere Abbate, qualsiasi Consiglio Comunale, non è una pagliacciata, Presidente. Abbate. È un rispetto dell'organo consiliare. A rimettere, proprio una bella giacca, l'ho molto apprezzata, è di moda. La invito Presidente, consigliere Abbate, la invito a rimettere la giacca. Questa maglietta, per favore, è possibile. Cosa c'è scritto? Chiedo scusa, consigliere Abbate. Non è, quindi è rispetto del Consiglio ma Comunale. Ma non significa. Il Consiglio Comunale non è una pagliacciata. Dare messaggi a maggior ragione, siccome non è offensivo, messaggi. Non è offensivo. Quindi la invito, consigliere Abbate. Sì, ma Presidente. Ha una bella cravatta, ce la faccio vedere. No, vabbè, ma Presidente, per scusa, lei è favorevole. Tutti siamo. Siamo persone serie. Io non posso essere favorevole a che cosa? L'esposizione di una maglia. Che cosa dice? Se l'è fatta riprendere, la può togliere. Io non ho bisogno dell'audience. No, allora, devo chiedere agli amici della stampa di allontanarsi dall'emisfero. Non vedo cosa ci sia di offensivo. Le tolgo la parola, Presidente, le tolgo la parola. Lo sa che lo faccio. La prego, stiamo facendo un intervento. Lo faccia. Allora vuole che tolgo la maglia? Perché lei non vuole che... Perché non è serio che un consigliere comunale che rispetti i cittadini metta una maglia in Consiglio Comunale. È una frase offensiva, Presidente. Va bene, sa meglio di me che non si può fare. È una frase offensiva, Presidente. Io la ringrazio. Bene. Dicevo, il Consiglio Comunale è una cosa seria. Colleghi, siamo tutti d'accordo? Il Consiglio Comunale non è una pagliacciata, siamo tutti d'accordo? Bene, non vedo che cosa ci sia di strano in una esternazione che dovrebbe vedere tutti uniti. Ma al di là di questo, mi sembra molto più grave il mercato delle vacche, perché questa maggioranza potrebbe anche per il rotto della cuffia, per un voto in più, un voto in meno, salvarsi grazie a qualcuno a cui viene il mal di pancia ed esce, a qualcuno che rimane in aula e si astiene, però sta di fatto che non si potrà mai e poi mai amministrare una città con il voto in più, con il voto in meno, perché basterebbe qualsiasi ragione che un consigliere che oggi sta salvando l'amministrazione Melucci può mancare per un qualsiasi motivo e crea una instabilità assoluta. Ma al di là dell'aspetto meramente numerico, dell'aspetto che non ci sono più i numeri, la maggioranza non c'è più, al di là di questo, e solo con qualche alchimia politica potrebbe sopravvivere, potrebbe, come dire, si potrebbe tentare un accanimento terapeutico, ma al di là di tutto io vedo le condizioni in cui si trova Taranto, e le condizioni in cui si trova Taranto la vivono e la vedono tutti. Una città abbandonata, una città nel degrado più completo, una città da terzo mondo, una città in cui si scialacqua denaro pubblico e poi abbiamo una coperta corta che dobbiamo andare a operare dei tagli, o meglio, non volete chiamarli tagli alle direzioni, delle riduzioni di capacità di spesa, perché signori la coperta è troppo corta e allora o copri il petto o copri i piedi, tertium non datur. Un'amministrazione lontana dai bisogni dei cittadini, dai bisogni quelli più elementari della vivibilità, ai bisogni attenenti gli aspetti sociali, gli aspetti umani, gli aspetti morali che vengono calpestati. Un'amministrazione che non sa dialogare
con l'opposizione, perché in un gioco democratico, in un'alternanza esiste una maggioranza, esiste un'opposizione. Può esistere uno scontro politico, dialettico, duro, come è giusto che sia, ma il confronto, non lo scontro, il confronto, che può essere anche scontro politico, ma mai scontro personale, deve esistere. Se è vero che l'opposizione deve avere anche una funzione di arricchimento, di suggerimento, di pungolo, di stimolo, di sprone nei confronti dell'amministrazione. Io mi rivolgo ai consiglieri, ai colleghi consiglieri, a prescindere dall'appartenenza politica, dall'ideologia, ritengo che a livello comunale ci sia ben poco di ideologizzato. Qui stiamo parlando di una città, di assicurare la vivibilità alla città, di assicurare la vita a questa città, una città flagellata dalla grande industria. La capitale dei tumori, non più purtroppo la capitale del mare come lo era un tempo. E allora uno scatto di orgoglio, un atto di dignità da parte dei consiglieri di far cadere questa amministrazione. Poi chi avrà lavorato bene in questo anno e mezzo si ripresenterà, se lo vorrà, dinanzi agli elettori. E dinanzi agli elettori l'elettore sarà, con quella matita in cabina elettorale, l'arbitro, colui il quale giudicherà se si è lavorato bene o se si è lavorato male, sempre che, auguriamocelo, non ci siano strane forzature e strane forze oscure che manipolano il voto. Ma questa è una riflessione generica e generale che vale per tutta Italia, per tutto il mondo. Cosa dire? Sinceramente, in questo anno e mezzo di consiliatura ho cercato di fare del mio meglio. Ho onorato il mandato conferitomi dai cittadini, essendo un consigliere di strada, essendo un consigliere tra la gente. Avrei potuto tranquillamente, potrei, magari cedere, no? Alle profferte politiche di questa amministrazione. Perché ora come ora un voto in più, un voto in meno, il voto in più è prezioso. Esiste una coscienza, quella coscienza morale che mio padre e mia madre nei loro insegnamenti mi hanno dato, quella coscienza morale che ho davanti ai cittadini. E per il bene di Taranto, solo ed unicamente per il bene di Taranto, questa amministrazione deve essere mandata a casa una volta per tutte. Votiamo contro, liberiamo Taranto da Melucci, ripristiniamo la democrazia, ripristiniamo la libertà, ripristiniamo l'autodeterminazione del popolo tarantino.